Allora, questo stage, chiamiamolo così all'inglese perché dà più importanza, in questo incontro sull'ortofrutticoltura trasparente, no? Giusto? Sull'orticoltura trasparente, anche, ecco, no, per essere precisi. Allora, siamo nell'azienda agricola di Miriam Bologna, in quel Lido di Spina, nel comune di Comacchio. È stata anche un'ottima occasione per venire a rinverdire le vecchie conoscenze nel delta del Po, diciamo così, no? Mancavo da un anno e mezzo da queste zone. Sandro Colombi è il patron, tra virgolette, va bene? Non il paron alla Veneta, no. Il patron, ho detto, va bene? Sandro, un po' di storia dell'azienda agricola. Allora, questa è un'azienda familiare, circa 8 anni che la signora Bologna Miriam la conduce, e circa 3 anni... E tua moglie poi. Esatto, ovviamente mia moglie, e da qui è circa 3 anni dove la Lambosida praticamente ogni anno, aumentando la superficie anche, diciamo, coperta, stiamo usando come, diciamo, azienda dove facciamo breeding, ibridazione e miglioramento genetico. Quindi, diciamo, alcune specie. Grande ricerca sulle sementi. Sì, miglioramento genetico soprattutto sul pomodoro, dal mercato fresco. Quante ne hai in tutto? Mi ha detto il uccellino, mi ha parlato di oltre 150 specie di pomodoro. Sì, quest'anno siamo oltre i 253 ibridi già preparati, e abbiamo fatto ieri sera gli ultimi incroci, comunque siamo circa 200-250 tutti gli anni. Che quest'anno poi la ricerca la facciamo soprattutto per tipologie italiane, dove autoctone, autoctone, esatto. E niente, questa è un'azienda che abbiamo individuato a parte il discorso familiare, perché abbiamo delle condizioni che sono molto particolari per quello che riguarda il miglioramento genetico, e quindi stiamo investendo come azienda Lambosid in questa azienda per vedere per incrementare il nostro bagaglio, diciamo, di materiale vegetale. Quanto importante è in questo settore il collegamento con le sedi di ricerca universitarie? Per noi, che siamo un'azienda privata, che siamo un'azienda molto piccola, siamo una delle poche aziende italiane che fa ricerca, direi veramente fra le poche, veramente ricerca, abbiamo molto materiale genetico, parte dalla banca dati genetica delle università pubbliche. Ecco, quindi è importante questo rapporto. È quasi fondamentale, è fondamentale, perché l'università ci dà comunque l'accesso delle informazioni ed è comunque sempre aggiornato. Adesso si sta parlando di tanto di questo miglioramento genetico, discusso se biotecnologia o non biotecnologia. Adesso non voglio fare una lezione, quel famoso... No, anche per la nostra è una trasmissione di divulgazione, okay. Quindi bisogna spiegare anche agli analfabeti come me, no? No, anch'io, per me comunque questa nuova tecnologia di ibridazione o di inserimento genetica, certo, su una DNA senza usare OGM, ecco, esatto, è fondamentale per noi avere accesso alle fonti universitarie, perché ci danno la possibilità di accedere ai famosi marchi, a quei, certo, caratteri che vanno poi per noi, praticamente è fondamentale. Il pane, diciamo. È il pane quotidiano per il miglioramento genetico. Il futuro di mercato di un'azienda di questo genere qual è? Bella domanda. Se sapessi la risposta... Sì, no, comunque la previsione è, come azienda Lambo ci stiamo impegnando molto per fare miglioramento genetico, per valorizzare il più possibile Università di Bologna dei vini, certo. Noi stiamo facendo un miglioramento genetico soprattutto per valorizzare il più possibile i contenuti nutraceutici dei nostri prodotti autoctoni, quindi lavoriamo molto sulla salute dei prodotti, cioè, diciamo, dei contenuti salutistici all'interno del vegetale. Sul pomodoro c'è una possibilità di lavoro enorme. Infatti abbiamo presentato il nuovo logo, certo, il tuo benessere ai nostri ortaggi, dove andiamo a implementare certi geni che vanno a aumentare la presenza di antiossidanti nei frutti. L'impegno di questo pomeriggio come lo collochi nel tuo itinerario imprenditoriale? Questo è un modo strategico che ho impostato il mio lavoro, di collaborazione con altre strutture, con altre aziende, con, certo, altre aziende che fanno anche loro innovazione, infatti Minguzzi e Novamont, certo, una per quanto riguarda le bioplastiche e l'altra per il pelo di serbo, sì, certo, per un'azienda, direi, per una ditta sementiera, cosa è importante, ma intanto è per creare quel volano, quell'immagine, per informare e dare
in informazione, per migliorare un po' l'agricoltura e il sistema di produzione della... Perfetto. Concludendo, speriamo tanti altri appuntamenti come questo. Sì, e noi abbiamo, come Lambosido, ho già iniziato, io anche al Macfruit faccio parte già da 3 anni che partecipo al Macfruit, non come azienda sementiera sola, ma con una serie di, in questo caso, clienti molto importanti su tutto il territorio nazionale, a parte dalla Sicilia per arrivare, certo, a Padova, per collaborare il più possibile, per creare la, diciamo, non la filiera, ma creare quel rapporto dove la ricerca lavora per il consumatore. Sì, questo è il nostro scopo. Ti aspettiamo ai primi di settembre a Conegliano per tutt'altra cosa, dove ci sarà il progetto europeo Eurovinum, il paesaggio della vita del vino, e con te parleremo di vini delle sabbie. Allora va bene, non ne parliamo oggi, perché ne parliamo, è un hobby personale. Sì, infatti. Va bene, quindi ti aspettiamo per approfondire l'altra parte dell'altro pianeta. E io vi aspetto nel campo per vedere le varietà. Okay. Perfetto, ok, grazie. Ah. L'incontro sull'orticoltura trasparente a Comacchio, anzi al Lido di Spina per essere giusti, della Miriam Bologna. Abbiamo già sentito altre voci, ma l'animatore di questo incontro è Marco Mingozzi, dell'Officina Mingozzi Group di Bando di Argenta. Marco, il senso della tua partecipazione allo stage di questo pomeriggio? Intanto grazie per la vostra presenza. Direi che è portare anche, diciamo, in queste zone la conoscenza di nuove tecniche che già normalmente noi applichiamo sia in orticoltura che su vigneto. Diciamo che il discorso in questo caso è allargato anche agli altri componenti della partecipazione, quindi a Novamont, che presenta chiaramente sempre con lo stesso concetto che vogliamo portare avanti, cioè di un'agricoltura ecologica, di un'agricoltura che ha rispetto per ambiente, cosa che viene fatta sicuramente in questa azienda, non a parole ma a fatti sicuramente. Diciamo che presenta i suoi materiali e il titolare dell'azienda presenta poi tutte le varietà di prodotti orticoli che lui diciamo ottiene in questa azienda, essendo lui uno specialista comunque nella produzione di semi. Miglioramento genetico e tutto ciò che ne consegue, che può portare un miglioramento sempre, diciamo, secondo l'ottica di un'agricoltura il più pulita possibile deve comunque portare risultati economici che naturalmente un'azienda si devono per forza, certo, perseguire. Ecco, poi cosa fai questo pomeriggio? Ovviamente una dimostrazione del pilo di serbo, immagino. Certo. Quindi oggi pomeriggio noi presentiamo non solo la macchina del pilo di serbo, ma ad esempio nell'orticoltura faremo vedere un piccolo capitolato di produzione che può essere necessario nel caso in cui ci lavori all'aperto in condizioni che purtroppo qualche volta capitano non perfettamente idonee, ossia con ad esempio in questo caso una presenza di erbe abbastanza importante dovuta al fatto che quel terreno è stato lasciato fermo per un certo periodo e sappiamo che purtroppo non è stato curato, ma naturalmente quando si scelgono alcune produzioni purtroppo i terreni dal quali sono state tolte le produzioni precedenti restano incolti, lo sappiamo, non si può arrivare dappertutto e questi purtroppo si riempiono d'erba. Allora in questo caso vogliamo dimostrare che se non è strettamente indispensabile si può evitare di fare lavorazioni profonde nel terreno che poi riportano in superficie altri semi e quindi innescono tutta un'altra serie di problematiche, ma lasciamo il terreno, rispettiamo lo strato superficiale del terreno, ossia la sua struttura, non solo, ma anche la sua ossigenazione e la presenza di concimi che risulta essere nelle parti superiori del terreno, quelle che erano state coltivate, quindi dove avevamo già presenza di sostanza organica. Quindi non facciamo quelle che si chiamano le minime lavorazioni del terreno, che sono economiche, ma danno anche risultati dal punto di vista produttivo. Certo. Poi vi è anche un altro, questo percorso che con Borghi d'Europa abbiamo iniziato a fare sul vigneto, no? E anche in questo caso il pilo di serbo c'entra e come? Sì, faremo vedere anche l'utilizzo della macchina su vigneto, anche perché anche lì non è solo un discorso di diserbo, come già da tempo diciamo, e abbiamo anche il conforto dei produttori, otteniamo degli ottimi risultati anche nella lotta contro le malattie fungine, che purtroppo nel vigneto si fanno sentire in maniera piuttosto pesante, e anche contro alcuni parassiti. Quindi diciamo che abbiamo una valenza
triplice. Sfollonatura, perché il polone quando è preso giovane si comporta come un infestante, diciamo abbiamo solo vie linfatiche, per cui secchiamo il polone senza danneggiare assolutamente la pianta, facciamo lotta alle malattie fungine, agli insetti e anche il diserbo. Come sta andando quest'anno? Beh, direi noi siamo molto soddisfatti perché continuiamo a avere conferme dai nostri produttori che ci fanno un'ottima pubblicità e sono il nostro veicolo principale, e nel frattempo abbiamo anche un'ottima risposta dall'estero che ci conforta di continuo, essendo sempre in crescita, e quindi questa è una conferma che tutto sommato le nostre tecnologie e i nostri prodotti sono apprezzati. Con la colonna sonora bellissima del ricicale, perché siamo nature nel vero senso, sì, sì, sì. Magari potessimo ogni volta fare delle trasmissioni così, no? Abbiamo scelto un angolo straordinario, poi parleremo di vini anche, questa ricerca con l'Università di Bologna. A presto. Bene, ancora azienda Bologna, di Bologna Medium, abbiamo visto un po' delle attività sperimentali che in questa azienda vengono sviluppate circa le colture orticole, ma credo che una delle cose più interessanti che oggi noi qui possiamo vedere sia l'utilizzo della pacciamatura biodegradabile. Qualcuno di voi si chiederà perché noi dobbiamo usare la pacciamatura biodegradabile. Credo che meglio di Sara Guerini nessuno ci possa spiegare come Novamont ha avviato questo progetto e come lo sta sviluppando a favore dell'agricoltura e degli agricoltori. Grazie Luciano. Presentato benissimo. Presentato benissimo. Allora, due parole su Novamont. Sì, Novamont è un'azienda italiana attiva dalla fine degli anni 80. Da sempre Novamont ha fatto plastiche completamente compostabili e biodegradabili, iniziando per risolvere problemi dell'ambiente, quali appunto il problema della raccolta differenziata dell'organico che può essere recuperata sotto forma di compost. Partendo da questo concetto, nell'idea di trovare soluzioni alternative più vicine all'ambiente, si è arrivati all'inizio del 2000 a vedere in campo questi teli per pacciamatura completamente biodegradabili in suolo. Quindi una rivoluzione in un certo senso. Sì, una rivoluzione silenziosa, però, vero Luciano? Senza grandi clamori. Senza grandi clamori. Questi teli di fatto sono dei materiali biodegradabili certificati, anche sulla compostabilità e la biodegradabilità ci sono degli standard di riferimento, ci sono degli standard europei che garantiscono che questi materiali possano finire la loro vita biodegradandosi completamente nell'ambiente in cui sono posti, quindi compost piuttosto che suolo, senza rilasciare effetti tossici, perché questo telo, la differenza è che funziona come un telo di pacciamatura tradizionale, ma alla fine non si toglie perché è completamente biodegradabile, ovvero viene metabolizzato, mangiato da parte dei microorganismi che tagliano, mangiato del bellissimo, mangiato, che tagliano con i loro enzimi questa molecola, che è fatta in modo da poter essere tagliata, e quindi diciamo che trovano un piatto per loro che possono mangiare, mentre con altri materiali trovano, non so, un sasso, in questo caso trovano la mela. Quindi il telo viene steso, a fine del suo ciclo colturale viene fresato, lavorato nel terreno, deve essere interrato perché deve entrare in contatto col substrato dove ci sono i microrganismi. Questa è la grossa differenza. Mi pare una rivoluzione dal punto di vista, sì, naturale e tecnico, diciamo. Dal punto di vista tecnico è anche una rivoluzione, perché oltre che togliere manodopera all'agricoltore, che invece che andare a togliere i teli in campagna alla fine del ciclo, quando inizia a piovere, e a volte non riesce neanche ad andarci, certo, quindi gli ultimi cicli di lattuga, per esempio, non può neanche raccogliere la lattuga, quindi però la deve raccogliere se ha un telo non biodegradabile, perché se no non riesce a togliere il telo. In realtà questi materiali nel tempo sono stati studiati, ci sono
tantissime pubblicazioni, si è visto che hanno caratteristiche ovviamente diverse dai teli in polietilene e come materiale diverso hanno anche delle applicazioni che possono essere differenti. Per esempio possono essere usati nel pomodoro da industria per la raccolta anche meccanica, che normalmente Luciano mi ha insegnato da sempre, i teli invece in plastica tradizionale non si possono usare proprio per la tecnica della raccolta. Da 3-4 anni li stiamo usando in risaia, che è una... Volevo chiedere, siccome so che l'azienda è di Novara, sì, diciamo che è la più, sì, milanese delle province piemontesi, sì, Novara, no? Così, e so appunto, volevo chiedere delle risaie, mi ha anticipato. Sì, sì, stanno usando in risaia perché, perché come per qualsiasi orticola, anche il riso, anzi il riso anche di più, ha un sacco di problemi di infestanti, peraltro monocotiledoni, per cui molto difficili da, sì, nella stessa famiglia, molto difficili da controllare, e anche con la riduzione dei prodotti chimici che appunto stiamo vedendo, ovviamente ci sono dei fenomeni frequenti di resistenza, per cui usiamo un mezzo fisico, una pacciamatura, e sta andando molto bene perché consente comunque di abbassare enormemente la quantità di molecole chimiche che vengono usate in questa coltura. E anche, per esempio, ultimo esempio che vi do su un uso differente nella vite. Al momento dell'installazione di un nuovo vigneto, di solito le piccole barbatelle installate necessitano per il primo anno di essere diserbate. Una pacciamatura fa un diserbo fisico ancora una volta, un diserbo che peraltro riesce a portare come valore aggiunto un incremento di umidità e di temperatura intorno alla radice, senza essere invasiva, diciamo. Senza essere invasiva, tale che abbiamo visto da studi fatti dall'Università di Montpellier, per esempio, che si riesce ad ottenere un anticipo di produzione di circa un anno. Quindi sì, entra in produzione un anno prima, perché la pianta radica, una pianta che radica bene, parte bene, una pianta che starà bene. Questo per farvi un po' il quadro generale del discorso agricoltura sulla pacciamatura, soprattutto in un periodo in cui si parla tanto di microplastiche, di plastiche, certo, ovunque. Cerchiamo di guardare anche appunto alle possibili soluzioni che ci consentono di usare bene le plastiche tradizionali e di sostituirle dove possono essere sostituite. Posso fare una domanda personale? Sì. Essere donna e dirigente d'azienda. No, non sono dirigente, così... Vabbè, quello che è, insomma, dai, quello che è. Essere donna in un mondo come questo, che si rivolge all'agricoltura, com'è? Bellissimo, nessun problema. Penso che non sia una cosa di sesso, penso che sia più che altro, uno deve sapere le cose e poi se le sai... Se sei competente non c'è, sì, problema. Sì, credo che anzi il mondo dell'agricoltura sia un mondo in realtà molto, molto più vicino alle donne di tanti altri mondi, almeno dal mio punto di vista. Tutti i tecnici donne che ho visto, le donne che lavoravano in agricoltura, a fronte di un'iniziale diffidenza, una volta che hanno preso... che il mondo agricolo ha preso fiducia nella persona, la fiducia è quella, quindi è molto bello. Okay. Allora ringraziamo Novamont nella persona di Sara Guerini. Luciano, grazie, sei sempre stato il nostro Virgilio, no? Ci hai accompagnato nell'attraversamento anche di queste esperienze. Vabbè, casomai ne parleremo anche su A Conegliano quando faremo l'incontro Eurovinum, il paesaggio della vita del vino, che si riunisce con il comitato europeo di questo progetto. E beh, l'occasione è buona. E potremmo invitarvi a parlarne. Vi portiamo anche i dati. Sì, perché dico subito che non è un incontro, sono incontri molto semplici come questo, a filò, diciamo noi veneti, no? In cui i giornalisti incontrano le aziende, quindi ha un valore mediatico, nel senso li facciamo per informare chi informa. È la scuola dei giornalisti, per i giornalisti comunicatori, perché noi diciamo meno fesserie, riusciamo a dire meno fesserie e ad essere più competenti anche noi. Potremmo invitarli veramente, perché è interessante questo discorso dell'applicatura della loro tecnica alla viticoltura. Credo che oggi, perché abbiamo cercato di mettere assieme questi soggetti diversi, Piero Diserbo, plastica biodegradabile, ricerca in orticoltura per avere nuova resistenza alle patologie, eccetera. Perché un insieme di pratiche consentono oggi
di avere quello che io chiamo un pacchetto ambiente che consente di fare stare tranquilli i consumatori soprattutto e gli utilizzatori dall'altra parte, perché proprio è di questi giorni che ormai molte delle ditte che prima ritiravano plastiche tradizionali, la pacciamatura cominciano a scartarla perché è troppo costoso la pulizia, perché è troppo inquinante, perché spesso non viene, non può essere riutilizzata, e quindi ecco, noi abbiamo ormai da qualche anno, 7-8 anni in collaborazione con, cercato di mettere a punto delle tecniche semplici che potessero aiutare l'agricoltore nelle diverse coltivazioni a sviluppare appunto tematiche legate all'ambiente e fargli capire che poi alla fine si può coltivare senza inquinare, perché tutti voi, se guardiamo il nostro Piero Angela, che è un fautore di queste cose, ci dice sempre che abbiamo i mari con le isole di plastica, che abbiamo questo, che abbiamo quest'altro, quindi spesso a torto a ragione l'agricoltura viene chiamata in causa, quindi io direi che in questo caso l'agricoltura si smarca e sta andando verso un'agricoltura più pulita. Sì, hai fatto benissimo a ricordarlo, però bisognerebbe parlare anche delle esperienze positive, non solo di quelle negative. Quando però si parla di esperienze positive, c'è ancora questo vecchio inciucchimento di giornalisti che pensano che parlare delle aziende significa fare pubblicità, questa vecchia incultura, no? Informativa, perché in realtà bisogna parlare anche di queste esperienze, non solo delle cose che non vanno bene. Vabbè, questo è un mio pallino, perché sai che sono abbastanza autocritico con il mondo giornalistico al quale appartengo, però proprio per questo dico, prendiamo il volo tutte le occasioni per poter divulgare questi messaggi. Grazie Luciano, grazie a Sara Guerini, l'aspetto allora sui Colli di Conegliano, vengo, visto che è il regno del Prosecco, quindi meglio di là, voglio dire, per venire a raccontare le cose. Grazie.